invece hanno Mosè e i profeti. Ascoltino loro. Su questa terra noi abbiamo la Chiesa, noi abbiamo la comunità cristiana dove ci viene consegnata, annunciata, trasmessa la parola. È quella la nostra lampada. Ti vuoi convertire alla parola o no? Perché l'unica che può strapparci davvero a una vita piatta, appiattita, schiava dei beni, con l'unica prospettiva di passarsela bene, è la parola di Dio. La parola di Dio proclamata, annunciata, spezzata nella Chiesa. La parola di Dio fatta carne in Gesù Cristo. Parola e sacramenti. Profezia e realizzazione, compimento della profezia. Tutto questo è quello che ci è dato. È inutile pensare che un miracolo, per esempio, vedere che, non so, che tuo nonno, che tuo padre, forse anche tuo figlio, è sorto, che torna dal cimitero, neanche quello ti convertirebbe. Tanti hanno visto i miracoli. Il popolo di Israele aveva la parola, eppure non si è convertito. Ha visto miracoli e non si è convertito. Attenzione quindi, la vita è molto seria, fratelli. Che cosa vuoi, che cosa vogliamo noi dalla vita? Sinceramente, oggi sei alzato per che cosa? Per banchettare lautamente? Notava Papa Francesco, in un'omelia a Santa Marta, riguardo a questo Vangelo, che del povero il Vangelo registra il nome, di questo ricco non registra nulla, è solamente detto di un ricco che consolidava, che dava piacere alla propria vita. Più o meno quello che facciamo tutti noi, fratelli, che fanno i nostri ragazzi, che fa questa generazione. Amore, 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 ma quello è piacere, non è amore. Infatti, chi vive nel piacere non sa amare, non si rende conto di chi gli sta accanto. Tu ti accorgi che tuo marito è piagato e sta cercando di saziarsi di una briciola della tua tenerezza? O forse lo stai guardando con sospetto, lo stai guardando con rancore, con giudizio? Come stai guardando tua moglie? Come un oggetto di piacere? Oppure ti stai accorgendo delle sue sofferenze, delle sue lacrime, del suo cuore piagato, della sua mente stanca? E il tuo figlio? Lo hai mai visto con un Lazzaro che bussa alla tua porta? Forse no, forse tu hai molte cose da fare. Forse tuo figlio brama sfamarsi con ciò che cade dalla tua tavola, cioè con un briciolo del tuo tempo, un briciolo della tua attenzione. Invece no, tu stai mangiando, cercando piacere, cercando la gloria vana, cercando di dare soddisfazione a te stesso, anche attraverso quel figlio. Per questo lo stai giudicando, per questo non hai la sensibilità per guardarlo e accoglierlo. No, lo lasci alla tua porta. Per questo tanti rapporti tra amici, nei gruppi, spesso anche nei gruppi religiosi, tanti rapporti per esempio tra i fidanzati, questi fidanzatini dei 15 anni, attento, attento a benedire tutto questo, stai attento a dove vanno i tuoi figli, perché l'obiettivo, il target di queste amicizie, di questi fidanzamenti, ed è un eufemismo, di questi giochi a fare i grandi, a fare i fidanzati, il target è il piacere, vestiva di porpora, di vino finissimo, che ogni giorno si dava all'auto in banchetti. Bisogna stare molto attenti. Quando tuo figlio o tua figlia ti chiede di uscire con quel ragazzino o quella ragazzina, bravissima, per carità, sicuramente una famiglia cristiana può succedere, una famiglia cristiana, una famiglia che percorre un cammino di fede, 15, 16, 17 anni, anche di più, attento, perché questo Vangelo è bene che ci venga in mente, è bene che venga in mente quando vado in ufficio, è bene che venga in mente quando vado a lavorare in qualsiasi posto, quando esercito il mio ministero. Perché quello che desidero è saziarmi ogni giorno con lauti banchetti. Se tuo figlio, tua figlia, ha premuto quel bottone che risponde alla parola sensualità, concupiscenza, ha avuto le sue primissime esperienze, un bacetto un po' più intimo, e poi quella mano che scende, eccetera, non voglio entrare in questi particolari, non c'è bisogno. Allora sappi per certo che quando uscirà la seconda volta con la sua fidanzatina o con la sua fidanzata, cercherà di saziare all'autobanchetto di quel piacere, perché è una voragine senza fondo, è un pozzo che attrae, diventa una droga. Ma così vale per l'alcol, per gli spinelli, così vale per le parole, così vale per tutto quello che noi facciamo. Facebook, trum trum trum, hai visto queste mani che vanno trrrr? E hai passato un'ora e non ti sei reso conto, sei stato un'ora lì guardando stupidaggini, normalmente stupidaggini, o forse anche cose serie, articoli interessanti, ma sei anchilosato il dito a forza di fare scroll sul display.
È un piacere, il piacere di sapere, il piacere, il ricco e il pulone. Ma questo c'è in tutti noi, no? Una vita così, una vita non educata a combattere con la carne, una vita che non è stata educata al combattimento serio, con il proprio corpo, con la propria concupiscenza, alla morigeratezza, alla modestia, alla prudenza, non si accorgerà del Lazzaro che ha accanto. Non c'è posto per l'amore in chi vive per il piacere, in chi vive mosso da questa calamita che è il piacere. Perché se già quello che suppone il matrimonio nella rivelazione della scrittura, sto vedere nell'altro il Lazzaro piagato che bussa alla tua porta, saper riconoscere di cosa ha bisogno veramente il suo cuore. Questo è l'amore. È rivelato nella scrittura che è essere due in una sola carne. Se l'altro è oggetto di piacere, se l'altro è oggetto di soddisfazione, se l'altro è un bel piatto su una tavola imbandita, se l'altro è un vestito da mettermi, da indossare, allora tutto è valido. Allora io posso tranquillamente cambiarlo. E anche il divorzio è un vulnus terribile. È una legislazione sul divorzio, è una legislazione sul divorzio express, è terribile. Perché come sempre la legge crea costume, crea forma di essere, crea abitudini, tutto sarà valido, cioè, mi devo dare piacere. Per questo legalizzare la marijuana, legalizzare le droghe leggere, legalizzare l'eutanasia, perché in fondo è lo stesso. Quando non c'è più piacere, quando il corpo è una prigione che mi impedisce il piacere ed è soltanto una sede di sofferenza, lo devo buttare via, devo uscire da questo corpo. Tutto questo è la nostra realtà, allora bisogna stare attenti. E anche questa quaresima è un'occasione per parlare seriamente ai nostri figli, per parlare tra noi, per parlare marito e moglie, per riconciliarsi, per chiedere a Dio di poter guardare all'altro come a Lazzaro, poter intercettare le sofferenze dell'altro. Com'è possibile però questo? È possibile perché questo Lazzaro è Cristo, fratelli, è Cristo, è Lui che bussa oggi alla tua porta, è Lui che ha preso la carne tua sofferente, perché chi cerca il piacere in fondo è uno piagato peggio di Lazzaro, è uno che deve sempre riempire, che deve saziarsi per non guardare in faccia la realtà, per non guardare in faccia la morte che arriva. Ed è questa la parola centrale del Vangelo di oggi. I novissimi, malattia, morte, inferno, paradiso, purgatorio, fratelli, è tutto vero, è tutto reale, non è una menzogna. Per questo il Signore ci anticipa con questa parabola il nostro destino, il destino che può essere oggi. Io oggi posso morire, tra 10 minuti io posso essere morto, può morire tuo marito, può morire tua moglie, tuo padre, tua madre, tuo figlio, il tuo amico, il tuo fidanzato. Sì, sì, la vita è seria, fratelli, e la vita ha valore solo se ti accorgi del Lazzaro che è accanto a te, cioè se ami, se previeni i bisogni dell'altro. Ma come puoi prevenire i bisogni dell'altro se non sperimenti che qualcuno ha prevenuto i tuoi bisogni? Se qualcuno sa perché tu stai spiaccicato sul piacere, se tu hai sperimentato che qualcuno non ti ha giudicato, che qualcuno è venuto e ha bussato con un amore infinito alla tua porta, bramandosi di saziarsi con i brandelli della tua vita, di saziarsi con i tuoi peccati. Ma guarda un po' che ti dico, sì, lascia che Cristo si sazi con tutti i brandelli di carne, di ferita, le conseguenze di questa ricerca spasmodica del piacere che ci ha portato e ci porta costantemente alla morte, a usare della fidanzatina, e poi a disprezzarsi, a disprezzare il proprio corpo, e quindi ad avere relazioni tanto più difficili nel futuro, perché quando tu hai delle esperienze di un certo tipo, queste ti feriscono dentro, è un eco, una risacca che sta dentro, e quando ti avvicini a un altro ragazzo, quando ti avvicini a tuo marito, magari a 40 anni, a 30 anni, risuonerà in te l'essere stata usata a 15, 16 anni. Cristo ha il potere di distruggere tutto questo, sì, sì, Cristo ha il potere, perché se lo mangia Lui, perché Lui vuole questo, daglielo, daglielo, aiuta i tuoi figli, hanno peccato, annunciagli la verità, ma soprattutto annunciagli che questa ferita, se tua figlia forse ha perso la verginità o no, sarà andata molto vicino, tuo figlio sta con la droga, con l'alcol, con quello che sia, annunciagli la verità, annunciagli che la vita del piacere è una vita senza amore, una vita senza nome, senza identità, una vita senza sostanza, una vita da buttare via, però annunciagli soprattutto che tutto quello che è stato nella sua vita, quello che è stato nella tua vita, quello che è stato nel tuo matrimonio, tutti questi brandelli, queste ferite, che i cani, capito, i cani, cioè i mali, leccano, che non c'è un uomo disposto a leccare le tue ferite, non c'è nessuno. Cristo ha preso questa carne, dagliela a Lui, lascia la tua parte di ricco e pulone a Cristo, lasciagliela, e guarda bene Cristo, perché ricco e pulone non poteva dargli nulla, perché non voleva accettare che era esattamente come Lui, che era identico
a questo Lazzaro. In fondo non è neanche una questione solamente di beni, una questione di anima, un'anima, uno spirito, un cuore gettato al piacere e un cuore invece prostrato dal dolore, crocifisso con Cristo. Lazzaro, la porta sul cielo, Lazzaro, fratelli miei, lo devi annunciare la Chiesa, te lo devo dire a me stesso, lo devi dire ai tuoi figli, lo devi dire a tutte le persone. La tua solitudine che ti fa diventare pazza è la porta del cielo, fratelli, quella è la via al cielo. Magari fossimo come Lazzaro, fratelli, magari fossimo crocifissi con Cristo. Per questo la Quaresima ci aiuta a vedere questo, che siamo crocifissi con Cristo. La storia, gli eventi ci illuminano, Mosè e i profeti ci illuminano. Guarda quello che ti sta succedendo, è perché il Signore Cristo sta facendo entrare nella verità. Dice la prima lettura: maledetto l'uomo che confida nell'uomo, maledetto l'uomo che confida nella carne. Quando viene il bene non lo vede, dice il profeta Geremia. Se tu confidi nella carne non vedrai il bene, non vedrai l'amore, non vedrai la volontà di Dio. Tu confidi in Cristo e lasci che il tuo uomo vecchio, come Lazzaro, sia crocifisso e non abbia niente che lo sazi in questa terra, allora tu vedrai il seno di Abramo, vedrai la vita eterna, vedrai il compimento della tua vita. Già qui il seno di Abramo che ti accoglie, la Pasqua, oggi, domani, nella notte santa, nel tempo pasquale, ogni giorno della nostra vita. A questo siamo chiamati, a questo è chiamata la Chiesa, ogni giorno questo è chiamato tuo figlio. Coraggio, fratelli, c'è il seno di Abramo che ci attende oggi. La nostra vita qui sulla terra, obbediente alla parola, obbediente alla misericordia, che ascolta la parola, obbedire, e si lascia invadere da questa misericordia, che ci fa poveri Lazzari rivestiti della gloria di Dio. Questo è il segno della risurrezione, il segno della vittoria di Cristo sulla morte, della vittoria di Cristo sul peccato, su ogni piaga, perché quelle piaghe sono le piaghe gloriose di Cristo, il segno che può chiamare a conversione questa generazione. Amen e grazie Don Antonello. Buongiorno a tutti quanti voi della pagina Amici di Gesù. Oggi è il 12 marzo 2020, giovedì, penultimo giorno della settimana. Abbiamo ascoltato questo Vangelo, il ricco Epulone e Lazzaro. Questo Vangelo fa riferimento ai novissimi, alle ultime cose che accadranno all'uomo in generale. I novissimi sono chiamati nei libri santi proprio queste ultime avvenimenti dell'uomo, e sono quattro: la morte, che è l'ultima tappa dell'uomo, dopo la morte c'è il giudizio di Dio, l'ultimo a avere parola, e questo giudizio può essere in inferno o in paradiso. Proprio per questo Vangelo oggi viene ad ammonirci, viene a suonare l'allarme, il campanello, attento, convertiti oggi che sei ancora in tempo. Non è una minaccia, non è un mettersi terrore, ma è la verità. Convertiamoci. Con questo vi lascio, vi auguro una santa giornata a tutti, da Emilio.